Eccoci qua, voglio dare la parola a lei, dottor Fontana, perché abbiamo parlato di fobia, paura del non casuale del dentista, perché nasce da retaggi di esperienza e forse anche di dolore provato, no? Quindi l'applicazione qua può essere molto utile. Dopo ridò la parola alla dottoressa. Si dice che il paziente abbia paura di due cose dal dentista, sia la paura del dolore che la paura del portafogli, no? Quello è un altro tiro sulla paura con i portafogli, è trasversale Esatto. ovunque. Esistono una serie di lunghezza d'onda di luce terapeutica che migliorano notevolmente l'umore e infondono comunque calma, tranquillità, eccetera, eccetera, fa parte dello spettro delle luci che prendiamo dal sole. Se pensa anche alla produzione di vitamina D, come se pensa anche a tutta una serie di cose. E l'applicazione della luce su alcuni agopunti che hanno anche un riferimento neurologico e quindi hanno pubblicazioni scientifiche a sostegno del loro ruolo emozionale. Noi in Europa conosciamo poco l'agopuntura, ma è una delle singole discipline con più pubblicazioni scientifiche anche su PubMed, la banca dati mondiale della medicina. E ci sono alcuni punti, alcuni protocolli, nell'esempio anche uno dei punti lì che stimolava la dottoressa è un punto che si usa anche per ridurre il riflesso del vomito e la nausea anche quando si portano i bambini in auto. Esistono anche i braccialetti in farmacia, avete Certo, presente? Esatto. sì. Per i cardio 6 o maestro del cuore 6. Sfruttiamo le regole già esistenti della neurologia e dell'agopuntura, in cui mettiamo questo trattamento luminoso terapeutico senza rilascio di sostanze chimiche, perché per noi è importante, noi vogliamo ridurre il più possibile l'uso dei farmaci quando non servono. Quindi, se io posso avere un beneficio usando la biofisica applicata alla medicina e ricorrere al farmaco in un secondo momento, risparmio solo salute del fegato e intossicazione. Quindi il paziente che va dall'odontoiatra comunque farà l'anestesia, comunque utilizzerà gli antibiotici, Tranquillizziamo. eccetera, eccetera, ma magari può pensare di autosomministrarsi poi meno antidolorifici post-intervento. Assolutamente. Dottoressa, l'avevo troncata brutalmente, però l'argomento appunto era molto importante. Mi diceva della paura, che l'ha spiegata anche bene il dottor Fontana, prego. Sì, dicevo che gli unici metodi che avevamo prima per gestire la fobia era ad esempio la sedazione cosciente, quindi respirare togliendo ossigeno al paziente, oppure l'uso di tranquillanti o psicofarmaci, quindi tutte sostanze chimiche che comunque poi il paziente doveva gestire nel post-intervento. Oppure, ad esempio, c'è l'ipnosi, è un'altra tecnica che funziona molto, che anch'io faccio, che però richiede tanto tanto tempo. Invece, con l'applicazione di un protocollo soltanto 10 minuti prima dell'intervento, c'è un fortissimo abbassamento dello stress e della tensione del paziente, non solo riferito dai pazienti a fine trattamento, ma anche, come vediamo dalla slide 10, esiste adesso uno strumento che può misurare le onde cerebrali del paziente. Questo si chiama HRV, Heart Rate Variability, dove praticamente facendo un particolare elettrocardiogramma al paziente si può vedere che onde cerebrali lui utilizza. La slide 10 si vede bene il Sì, grafico. adesso infatti chiediamo dalla regia se la che appena la mettono in onda, che così ci spiegano bene lei ci sta spiegando bene quello che avviene. Ma questa trasmissione di onde che le viene del tutto naturale, quindi non è pericolosa, insomma, perché tanti magari dicono con i bambini potrebbe esserci un rischio oppure no. No, 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 questo qua è proprio un metodo, uno strumento che misura attraverso degli elettrodi che vengono messi sui polsi, quindi misurano il battito cardiaco, l'andamento, la traccia del cuore, quindi non è Eccola qua, la assolutamente vediamo. una cosa normalissima. Quindi Nel primo vediamo. caso vedete il paziente prima di aver messo i dispositivi e vedete come sono presenti soltanto queste onde rosse. Le onde rosse sono le onde delta, che sono quelle che dovrebbero essere utilizzate soltanto durante il sonno profondo. Se attive durante il giorno, vuol dire che c'è una fortissima componente di stress e di tensione. Dopo l'applicazione dei dispositivi, vedete come le onde rosse si abbassano e invece compaiono queste onde verdi, che sono quelle che devono essere utilizzate durante il giorno e che fanno capire che il paziente è molto più rilassato. Quindi non solo la percezione del paziente, ma anche un dato oggettivo, una misurazione che fa vedere che questo realmente avviene.
La interrompo solo un secondo perché poi abbiamo anche il caso, se non sbaglio, del problema della lingua, no? Della posizione della lingua in un bambino. Però chiedo a lei, dottor Fontana, a proposito di stress, mi viene in mente che adesso c'è un fortissimo stress accumulato in tantissime persone legato al post-Covid, tutto quello che ne consegue, sì. Poi perché non si è fermato lì e non si sta fermando, che provoca l'utilizzo di tantissimi tranquillanti, un accesso a farmaci e psicofarmaci in modo spasmodico ed eccessivo. E vedendo appunto quella slide precedente mi viene da pensare, ma la misurazione anche dello stress può essere utile, e quindi l'applicazione di questi qui, piuttosto che riempirsi di queste sostanze che insomma vabbè, aiutano, però non credo che facciano bene a tutto l'organismo. Sì. Ci sarebbe un mondo da parlare di questo, una puntata intera da dedicare a questo tema. Sicuramente lo stress c'era già prima, quindi già il nostro stile di vita è antibiologico per come è impostato. Siamo sovraccarichi di inquinamento chimico, sovraccarichi di inquinamento elettromagnetico, l'uso smodato del telefonino, la mancanza di contatto con la luce naturale e coi ritmi sonno-veglia causa in tante persone un forte sovrastress. Quel tipo di misurazione che mostrato la dottoressa, quel particolare strumento di heart rate variability, oltre a misurare la variabilità del battito cardiaco, preleva anche le frequenze che il cervello emette, che il cervello fabbrica. Il cervello si è sviluppato in sintonia con l'ambiente, come abbiamo spiegato anche nell'episodio precedente. Noi saremo progettati per avere un determinato stato mentale, per produrre per la maggior parte onde alfa durante il giorno, proprio come le onde del campo magnetico terrestre. L'eccesso di stress, di elettromagnetismo e di tutta una serie di fattori in qualche modo crea un disturbo nella comunicazione tra i sistemi e nel cervello, e abbiamo le persone che hanno comunque uno sfasamento dei loro ritmi circadiani, quindi dei loro ritmi metabolici, che si presentano sempre in questo forte stato delta, in questo forte stato di stress. Abbiamo fatto un grosso lavoro, sono 15 anni che misuro cervelli e cerco di portarli verso un risultato migliore, e abbiamo visto un dato importantissimo da questo punto in alcune ricerche, soprattutto in pazienti con fortissimo stress e tendenti alla depressione come i malati di sclerosi multipla, dove alla fine delle ricerche, oltre che migliorare la loro salute fisica, era importante come migliorava il loro indice di salute mentale, cioè come migliorava anche la loro emotività. È da lì che è nato poi anche un uso ancora più specifico di alcune lunghezze d'onda, perché la luce regola le nostre emozioni, ma più che altro è l'assenza di luce naturale che peggiora le nostre emozioni, quindi integrarle ci aiuta. Perciò non dico che il tau patch possa essere una soluzione o che debba evitare l'uso dello psicologo, del psicoterapeuta e di altre cose, ma sicuramente può essere un sostegno anche per questo tipo di professionisti. Ci sono anche degli psicoterapeuti che le usano durante le sedute. Assolutamente. C'era un messaggio che era arrivato, ridò la parola a lei per concludere il discorso, dottoressa, anche relativamente al problema della posizione della lingua nei bambini. Ho un bambino di 11 anni, scrive la signora Anna, che soffre di ipodonzia. Come possono questi cerotti essere utili per mio figlio? Ah, in questo caso non c'è molta possibilità, però sicuramente una delle malocclusioni o comunque delle problematiche alla bocca possono portare poi una serie di altre problematiche, come ad esempio problematiche di tipo posturale. Quindi sicuramente possono aiutare a gestire questa componente. Il discorso dell'ipodonzia, quindi di avere denti piccolini, non può aiutare più di tanto la tecnologia, però può aiutare in tutto quello che viene in associazione a questo. Assolutamente. Vediamo anche dalla regia l'ultima slide, se non sbaglio, che dovrebbe ancora esserci, se non erro. Comunque volevo chiedere a lei, relativamente a questo discorso e la posizione della lingua, che cosa notiamo qui? Anzi, che si nota palesemente, ma che cosa è successo? Allora, questi sono due video, non so se si riescono a vedere i video o se sono solo foto. No, abbiamo delle foto. Comunque si vede già da queste foto che nel primo caso, quando la bambina deglutisce, usa tutta la muscolatura anche del mento e delle labbra, e ha questi denti proprio che sporgono sul labbro inferiore. Solitamente per modificare questa deglutizione ci vuole tanto tempo, ci vogliono tante sedute da un logopedista e ci vuole molta dedizione e costanza del paziente nel fare degli esercizi quotidiani. Nel giro di un mese, associando i dispositivi agli esercizi della logopedista
o a degli altri dispositivi che si chiamano froggy mouth, proprio per fare il passaggio dalla deglutizione atipica alla deglutizione corretta, il trattamento, il risultato si raggiunge in davvero pochissimo tempo. Quindi una modifica della deglutizione in tempo molto ristretto rispetto a quella che è la tempistica solita. Questo è molto, quindi molto sono davvero tanto utili anche per tutti i pazienti che devono sottoporsi a terapie ortodontiche. L'ortodonzia crea comunque degli squilibri anche a livello posturale. Vediamo questo bambino come era tutto storto, aveva tutte le linee, era tutto asimmetrico. Con l'utilizzo di dispositivi ortodontici e con i tau patch si raddrizza, quindi migliora anche la postura. Quindi questo è di grande aiuto e di supporto anche per migliorare proprio delle posizioni che possono essere con conseguenze e ripercussioni nella vita della persona fin da piccolo. Esatto. Vuole aggiungere qualche cosa a questo riguardo, dottor Fontana? È grande soddisfazione avere questi risultati, soprattutto nei bambini, anche perché cambiare la posizione di un albero quando è già cresciuto è molto difficile. Invece offrire sostegno ai bambini nella fase di crescita si sa che dà grande, grande soddisfazione, soprattutto se quel sostegno non è invasivo, è naturale ed è senza effetti collaterali. Quindi tutto quello che possiamo fare in giovane età per stare meglio da grandi è molto utile farlo. In Giappone è stata fatta un'importante pubblicazione scientifica che lega la scoliosi in tenera età con le ortesi che il paziente dovrà utilizzare da anziano, tra virgolette, no? Quindi è importante, come tutti gli specialisti consigliano, seguire i ragazzi fin da piccoli in un miglioramento delle loro funzioni, certo, in questo caso con la nanotecnologia, ma abbinando anche lo sport, il movimento, gli esercizi, tutto quello che si fa nelle altre discipline. Ecco, voglio sentire adesso invece l'intervento interessantissimo altrettanto del dottor Giuliano Angeloni. Voi che cosa avete riscontrato per l'applicazione, quindi anche di supporto al vostro lavoro? Perché ovviamente quando c'è qualche cosa che dà un contributo ulteriore, voi che sia di carattere posturale, voi nel alleviare il dolore o nell'aumentare anche la capacità di supporto del paziente, il lavoro che ne esce è senza dubbio migliore. Prego, dottore. Allora, sì, il lavoro è sicuramente migliore. Io nei miei 30 anni di professione, che ormai sono 30 anni che faccio questo lavoro, e sono 30 anni che ho sempre avuto una visione olistica, quindi per me attaccato a un dente esiste un essere umano e tale va studiato dal punto di vista strutturale, metabolico, somato-emozionale e bioenergetico. E devo dire che fino a poco tempo fa la mia formazione era stata una formazione sempre che studiava purtroppo il contenuto di tutto questo progetto. A noi ci facevano studiare la bocca, i denti, ci facevano studiare l'articolazione della lingua, ma nessuno ci aveva collegato tutto ciò con il software biologico e con l'epigenetica, cioè con il contesto in cui le persone vivono. E abbiamo capito che il contesto è molto più importante del contenuto. Noi riusciamo, attraverso l'analisi degli stili di vita delle persone, delle funzioni che loro fanno, come la deglutizione, la respirazione, la fonazione, modificando tali atteggiamenti possiamo cambiare anche la forma, quindi possiamo cambiare il contenuto. Come ha detto prima la signora dell'intervista, il problema dei denti piccoli è un problema genetico, ma questo problema genetico dà una forma che può produrre un risultato finale anche in funzione di tutto il contesto che ci sta. Quindi, per quello che mi riguarda, finalmente, da quando sono diventato padrone della materia, della nanotecnologia, sono riuscito a 360 gradi a raggiungere la mia mission, cioè cosa voglio fare a questo bambino, che terapia devo mettere in piedi, e la devo mettere sempre come se questo fosse mio figlio, quindi voglio dargli il massimo per l'estetica dei denti, il massimo per la funzione della mandibola, ma soprattutto una colonna dritta, un sistema propriocettivo che funziona, un aspetto somato-emozionale sicuramente coerente. Quindi il grande vantaggio che ho riscontrato nella mia vita professionale a 360 gradi con l'utilizzo di tau patch, sia nei punti di acupuntura e non, sia in bocca o fuori dalla bocca, sia dentro i nostri apparecchi, mi ha fatto cambiare totalmente il modo di seguire e di curare i nostri pazienti, con dei risultati eccezionali. Assolutamente. Interrompo un attimo perché lei poi anche comunica molto entusiasmo, sì, mi verrebbe voglia di sapere tutto. Abbiamo la pubblicità, dopo ritorniamo, le ridò la parola, la do anche al dottor Fontana, restate con noi.